È la seconda volta che è nostra ospite e per me è un personale piacere. Buongiorno ad Angela Porciani, consigliera comunale di Rosignano. Angela, buongiorno. Buongiorno a te Davide, grazie ancora di avermi chiamato. No, ho letto la nota e ho chiesto immediatissimamente di farti contattare. Perché, Angela? Perché lamenti purtroppo, io credo, a te, questo bavaglio? Innanzitutto, perché vogliono o hanno provato a censurarti? Cosa hai denunciato? Ieri, durante la seduta del Consiglio Comunale, avevamo all'ordine del giorno la discussione degli assestamenti di bilancio. E io ho posto l'attenzione di tutta la Giunta, di tutto il Consiglio Comunale, la variazione negativa di bilancio dello scorso anno, la prima variazione negativa di 9 milioni, di oltre 9 milioni, che diciamo, ha pesato molto sul Rosignano, sulla politica di Rosignano, ci ha fatto sì di entrare nel patto di stabilità. Non avendo avuto ancora chiarezza su questa, diciamo, defaillance di 9 milioni, è da anni, è un anno intero che chiedo spiegazioni. Quindi, vorrei sapere come mai, perché questa variazione di bilancio è legata a dei mancati conferimenti nella nostra discarica, quindi tocchiamo un tema molto difficile, un tema molto ostico. Detto questo, ho suscitato le ire, come al solito del resto, del sindaco che in qualche modo ha detto che ascoltando successivamente la registrazione si sarebbe riservato la possibilità di farmi un'azione legale. Quindi mi sono sentita imbavagliata da un potere politico forte di partito che si fa scudo appunto dell'arroganza politica di comandare per non dare spiegazioni politiche a chi, pur sedendo nelle minoranze, provenendo poi da quella parte politica di sinistra, perché ricordo che io nel 2007 ho fondato il Partito Democratico, ero all'Assemblea Costituente di Veltroni, ma ne ho preso la distanza dopo un anno e mezzo perché di fatto non c'era niente della novità che veniva sventolata, quindi non si danno spiegazioni alle minoranze vicine anche politicamente, ma si cerca di tacitarle con delle denunce appunto e querele. Questo la trovo un modo scorretto di fare politica, una cosa veramente che combatto a livello nazionale, ma insomma sono problemi che posti a altri schieramenti politici e non diciamo alla parte di sinistra che invece dice di essere sempre democratica, aperta e progressista. Angela, immagino, almeno nel mio immaginario, che una posizione così ferma, così dimostrata, tra l'altro, come quella che hai assunto te contro la Giunta, perché ricordiamo che la Giunta è di centrosinistra, Rosignano, Certo, la giunta nostra, noi siamo un comune, siamo nel sì, cuore della Toscana. certo, la rossa toscana, la rossa Rosignano, quindi siamo nel finale di una tradizione che viene rinverdita. Operaia anche, sì. Operaia, operaia. Quindi immagino che da un punto di vista dell'opportunità politica, l'opposizione avrebbe dovuto cogliere la golosità, la grandezza di questa chance, che non ha trattato, mi sbaglio, è trasversale l'attacco? No, assolutamente no, anzi, in minoranza, cioè, ci siamo noi che siamo questo movimento di centro-sinistra staccatosi dal PD, abbiamo poi il PDL e abbiamo poi l'estrema sinistra, abbiamo Rifondazioni. In realtà tutti molto insomma, zitti, anche se attenti dicendo controlla bene le parole perché è pericoloso. Io non ho niente da temere, ho chiesto proprio pubblicamente all'assessore al bilancio dove sono finiti contabilmente, economicamente, politicamente questi soldi e quindi non ho niente da Cioè, Angela, io temere. rinnovo l'affetto e la stima nei tuoi confronti. Sì. Tu, in buona sostanza, ti sei alzata da quello scranno che hai raggiunto perché ti hanno votato tanti tuoi Certo. concittadini e hai chiesto legittimamente che fine avessero fatto quei soldi. Testuali parole. E loro ti vogliono denunciare per questo? Anzi, ti dirò di più, mi hai fatto venire in mente una cosa molto interessante. Mi ha detto che probabilmente la mia vicinanza con delle liste di centrodestra mi fanno guardare ora di buon occhio al governo, quindi anzi mi vogliono anche screditare politicamente perché sanno che è lì, diciamo, il loro neo. Io li ho denunciati politicamente dicendo che loro non sono uomini di sinistra, si fanno scudo del patto di stabilità, della manovra del governo, della crisi, per non avere il coraggio di monitorare la crisi a livello locale, di non essere capaci di tutelare le loro aziende. Sono mesi che le aziende di Rosignano che fanno servizi per l'amministrazione non vengono pagate, ci sono degli insoluti, ci sono dei problemi.
però anziché combatterli accanto alla loro gente di Rosignano che ha fame, il suo popolo che ha fame, il sindaco si fa scudo di questo patto di stabilità dicendo: signori, mi dispiace, quest'anno appalteremo i servizi ma li pagheremo nel 2013 forse. Questo non lo posso accettare. Quindi non ho paura, andrò avanti, anche sola. Addirittura ha chiesto ai miei consiglieri comunali, ai miei compagni del gruppo, di prendere le distanze da me, perché probabilmente sarò presto querelata. Io aspetto con ansia, spero che queste querele non siano, come dire, anonime, perché ultimamente in questo periodo, quando il gruppo si è staccato da questo partito di governo, da questo partito democratico, sono arrivate anche numerose denunce anonime sul territorio, guarda caso a persone che si sono staccate da loro. Spero che abbiano il buon gusto, la faccia di metterci nome e cognome sulla denuncia che mi faranno, e poi lo combatteremo in modo leale. Però politicamente mi devo ancora spiegare dove sono i 9 milioni mancanti. Tassiti o tacitati le forze, tacitate le forze di minoranza. Allora, prima di salutarti, veniamo a scoprire grazie a te qual è stato l'atteggiamento, sempre per quell'opportunità di favore che offre una situazione come quella tua, che denuncia, che chiede legittimamente all'assessore, al sindaco di Rosignano, di far sapere dove quella somma è andata a finire. La stampa locale ha dato risalto al tuo coraggio, al tuo intervento? Un piccolo trafiletto sulla stampa di questa mattina: ieri sera la stampa locale mi ha chiamato dicendo cosa avessi detto al sindaco per farlo arrabbiare così. Io ho detto semplicemente che ho chiesto spiegazioni di quella variazione negativa di bilancio, che potremo affrontare altri argomenti politici legati al bilancio solo se riusciranno ancora a spiegarci. Lo ripeto, i mancati conferimenti non sono la prova di 9 milioni mancanti sul bilancio. Mi spieghino questa, diciamo, defiance, e io poi mi metterò a fare un'opposizione, diciamo, anche un pochino più serena, un po' più costruttiva, ma ancora non abbiamo risposte su questi mancati 9 milioni che ci hanno portato, lo ripeto, nel patto di stabilità. Sai qual è la differenza, ma te sei una donna intelligente, sai qual è la differenza tra il PD e il PDL? Vai, dimmi. Quella L finale, niente, cioè, quella L finale, quella L finale, quella L finale. Sì, mi hai fatto la battuta, sì. Quella L finale. Purtroppo sì, ti ripeto, lo dissi anche l'altra volta quando ci siamo sentiti, non esiste in questo momento storico, in questo cambiamento epocale, non esiste una differenza fra una sinistra, fra un'etichetta, d'accordo. Non esiste, è solo l'individuo che con il suo agire può essere onesto e disonesto. Sai come te lo linkiamo su YouTube questo tuo intervento, con una tua bellissima foto e col titolo che tra l'altro condividerò subito con te, la nostra redazione lo pubblicherà sul tuo account: Forza Angela e Forza Rosignano. Grazie Davide, un bacione. Un abbraccio grande, ciao. Grazie. Angela e forza, ciao, complimenti. Ciao, grazie di cuore, davvero di cuore ad Angela Porciani, una bellissima esperienza, una vera militanza, una vera storia politica.